Il risultato o i risultati che ci si propone di ottenere in un certo arco temporale sono anche detti obiettivi. Gli obiettivi possono essere realistici oppure utopici. Sono utopici quando presentano delle verbalizzazioni incomplete o carenti sotto quello che è il profilo logico. E certamente sono privi di dati o di supporti che ne attestino la fattibilità. Mentre sono realistici quando questi si basano su analisi razionali che presentano certamente una calibrazione su dati e supporti che costruiscono un processo che può essere seguito passo passo, che è misurabile. La misurazione e il fatto di avere dei dati ci dà un grande supporto sotto quello che è la fattibilità dell'obiettivo stesso, sotto quello che è la fattibilità della costruzione dell'obiettivo stesso. Quando si costruisce o quando si programma un obiettivo, quanto più si è specifici, tanto più saremo in grado di capire se l'obiettivo sarà possibile raggiungerlo. È certamente basato sui sensi, perché? Perché dovremo capire dove stiamo andando, dove siamo in un determinato momento o quando l'avremo raggiunto. I nostri sensi, quindi la vista, l'udito, le sensazioni che proviamo, ci daranno una concreta attestazione di dove saremo. Come farai a sapere quando avrai raggiunto il tuo obiettivo? Da cosa lo capirai? Se ad esempio ti ponessi di far crescere la tua azienda a livello di fatturato, dovresti avere un'attestazione a livello visivo. Dovrai sentire qualcuno che ti dice qualcosa o tu stesso che ti dirai qualcosa. E ancora, sentirai un certo tipo di sensazione a riguardo. Se non hai un qualcosa che ti permetta di capire che sei arrivato a quell'obiettivo, difficilmente riuscirai a strutturarne uno che possa essere veramente raggiungibile. Questo perché bisogna anche fomentare la propria motivazione costantemente, dando dei rinforzi continui e costanti per assaporare letteralmente quello che sarà. Di per sé non è tanto il raggiungimento dell'obiettivo che genera, diciamo, delle sensazioni positive, o comunque certamente le genera il raggiungere l'obiettivo, ma è più l'aspettativa legata al come sarà l'aver raggiunto quell'obiettivo che determina un certo tipo di status. Quindi bisogna imparare anche ad alimentare quella che è la fornace che ci spinge ad andare avanti ogni singolo giorno. Bisogna tenere a mente il motivo per cui lo si sta facendo. Ed è per questo che bisogna essere specifici e bisogna basare il tutto sui sensi. Quali sono gli step per passare dal numero in cui sei al numero in cui vuoi? Devi basarti su quello che è un'analisi specifica del tuo obiettivo, devi costruirlo in modo specifico, in modo tale anche da capire se durante il percorso ci saranno degli aggiustamenti da effettuare. Quando si struttura un obiettivo, certamente non si può prevedere il futuro o non si può essere certi al 100% che tutto quello che si è costruito mentalmente funzionerà, quindi bisognerà dare anche una certa flessibilità al processo. È importante evitare che ci siano dei conflitti tra i nostri valori e i nostri obiettivi, proprio perché i valori sono ciò sul quale basiamo la nostra esistenza o sul quale proiettiamo poi i nostri comportamenti. Parlo in modo dettagliato e strutturato nei miei corsi che puoi trovare sul mio sito web www.simonepuzzolu.com. Se non lo conoscessi, ti consiglio di darci uno sguardo. Potrai trovarci anche degli utili esercizi da poter svolgere in piena e totale serenità. È utile infine, al fine delle nostre missioni e al fine del costruire degli obiettivi che siano ben formati, certamente capire quale sia l'intento del nostro obiettivo. Qual è l'intento del nostro obiettivo o dei nostri obiettivi? Se non sia ben chiaro il punto d'arrivo, difficilmente si potrà stilare tutto quello che è una serie di passi, tutto quello che è una serie di acquisizioni, di abilità, di skills, di strumenti che ci consentano di monitorare poi i dati che noi acquisiremo. Chi sono le persone a cui ci rivolgeremo o chi ci serve nello specifico? Chi sono le persone di cui abbiamo bisogno, che ci occorrono? Quali sono i requisiti che ci occorrono per soddisfare il nostro intento? Quali sono i requisiti necessari? Oltre ai requisiti, certamente devo capire dove trovare quello che mi serve. Dove trovare cosa mi serve? Dovete ricordarvi che quando ci si pone un obiettivo, letteralmente si deve stilare un processo che ci porti ad ottenerlo. Si tratta sempre della costruzione di un processo.
Bisogna, una volta capito quelli che sono i chi, i dove, i come, i quando e via dicendo, capire quale sia la scelta più semplice. E ho detto semplice, non facile, mi raccomando, c'è una bella distinzione tra le due parole, per raggiungere il mio risultato. Qual è la scelta d'azione più semplice per portare a termine il mio obiettivo? Se devo passare dal punto A al punto B, qual è la soluzione più semplice, ovvero che implica meno passaggi per raggiungere quel risultato? Inoltre, serve capire quali siano le possibili emergenze. Nell'obiettivo o negli obiettivi che ci si pone ci sono delle possibilità di incombere in quelli che sono dei fattori di rischio o ancora in quelli che sono o quelle che sono delle problematiche che magari con cui ci si dovrà confrontare. Le possibili emergenze sono tutte quelle caratteristiche che potrebbero mandare a rotoli il nostro piano. Quindi il fatto che ci siano delle possibili emergenze ti fa comprendere che tu possa letteralmente anche creare dei piani di azione per contrastarle. E infatti bisogna chiedersi quali sono i rischi che invece posso controllare. Se ci sono delle emergenze, naturalmente, bisogna capire tutti quelli che sono i fattori che posso gestire io personalmente. Quali sono i fattori che posso gestire attraverso le mie conoscenze e le mie capacità? Un obiettivo di per sé deve essere in gran parte gestibile da chi lo sta strutturando. Una volta che hai capito quali sono i rischi da te controllabili, puoi anche chiederti come si possono ridurre al minimo sia le emergenze che i rischi che posso controllare. Dato che siamo agli sgoccioli del 2021 e siamo alle porte ormai del 2022, è bene iniziare a proiettarsi su quello che è un insieme di obiettivi che ci possano portare a migliorare sotto quello che è il profilo della nostra crescita, magari interiore, di quello che è della nostra crescita sotto il profilo economico, sotto il profilo delle relazioni, sotto il profilo del nostro benessere, il superare una paura, una fobia, un'ansia e via dicendo. Bisogna essere in grado di progettare quelli che sono i nostri obiettivi per capire appunto quale sia l'intento di questi, quali siano le risorse necessarie, di chi abbiamo bisogno, di cosa abbiamo bisogno, perché ne abbiamo bisogno, quali sono le risorse di cui abbiamo necessità. Qual è la scelta d'azione più semplice per raggiungere il nostro obiettivo? E ancora, quali potrebbero essere le possibili emergenze? Quali sono i rischi da noi controllabili? Quali sono i rischi che possiamo controllare? E soprattutto, quali possono essere tutti quei fattori che possono ridurre al minimo sia i rischi controllabili e gestibili, sia quelle che potrebbero essere le possibili emergenze da affrontare? Sulla logica di ciò che abbiamo costruito vi lascio qui in descrizione o qua su in alto quello che è un foglio nel quale potrete rispondere direttamente a queste domande. In modo dettagliato, costruendo i vostri obiettivi in modo specifico e soprattutto in modo ben formato, così che possiate veramente avere di fronte agli occhi tutto ciò che è un insieme di componenti che vi porteranno poi ad ottenere quel risultato. Naturalmente tutto ciò, il compilare un semplice foglio non è abbastanza, non è sufficiente se poi non lo metti in atto. Quello che è necessario è spingervi ogni giorno un passo oltre e fare ogni giorno quello che è lo sforzo di mettere in atto. In questo 2021 sono successe veramente un sacco di cose e sono felice di potervi augurare tutto il meglio di questo mondo perché il 2022 possa essere il massimo per voi e per tutte le persone che amate. Il tuo tempo è adesso, il vostro tempo è adesso, dunque iniziate e state motivati. Coltivate la vostra persona, coltivate il vostro essere, coltivate il vostro modo di agire. Mi raccomando, state motivati e buon 2022. Buon 2022.